28 luglio 2012, secondo giornata del Comitato Nazionale dei Radicali Italiani qui a Roma, a Torre Argentina. Siamo in compagnia di Marta Gemma, non possiamo fare a meno di intervistarla, non posso fare a meno di intervistarla ogni volta che la vedo. E quindi non interverrà, ci ha detto, però perlomeno, siccome ha seguito in modo diligente tutti i lavori, sempre al suo posto, che è sempre lo stesso, ci può dire come le sembra sia andato questo comitato, che stia andando questo comitato? Il comitato mi sembra bene, sicuramente l'argomento principale di questo comitato è le modifiche dello statuto. Io sono piuttosto favorevole alla discussione e al rinvio della votazione al prossimo comitato, un po' perché proprio egoisticamente non l'ho letto tutto e quindi c'ho bisogno di tempo. E poi mi sembra che tanti altri pure hanno bisogno di un po' di tempo. Il dibattito non l'ho sentito tutto, però insomma un po' colto. E intanto sul preambolo, croce, niente preambolo, basta, andiamo al sodo. E poi niente, sono un po' ancora indecisa sugli altri argomenti di discussione, che sono la modifica del sistema elettorale e l'abolizione del presidente. L'abolizione del presidente, ho sentito Viale molto, pure lui da un punto di vista personale, cioè, visto che gli stanno a segare le gambe, non lo so, ma su questo ancora devo prendere una decisione. Infatti mi volevo sentire il dibattito, però sto qui con te, quindi mi sto a perdere tutte. E poi l'altro argomento qual era? Ah beh, il sistema elettorale pure ancora. Inserimento del preambolo, queste cose qua, credo qualcosa che riguarda le associazioni, la partecipazione delle associazioni e rappresentanti. Sì, io sulle associazioni sono assolutamente favorevole alla loro rappresentanza nel modo più esteso, cioè perché mi immedesimo, mi ritengo fortunatissima di stare a Roma e quindi di poter partecipare, però siccome vengo da un paesino fuori Roma, se fossi stata lì per me sarebbe stata indispensabile l'associazione collegata a, e quindi mi piace aiutarli ad essere presenti il più possibile. Quindi no, diciamo che il punto più importante per me che devo riuscire a capire è il sistema di votazione dei rappresentanti, dei membri del comitato. Intanto apprezzo molto la voce impostata di Marta, che c'ha la voce impostata, anche la posa seria. No, infatti non si possono sempre dire cose serie. Allora, volevo dire, per quanto riguarda il partito e diciamo adesso ci sta una specie di pausa estiva, poi insomma si riprenderà l'attività e ovviamente la lotta centrale, la battaglia centrale è questa dell'amnistia. Siamo reduci, così possiamo dire, da questa testimonianza di 4 giorni, insomma, di battaglia, di lotta non violenta, di astinenza dalla parola e così via. Tu pensi che sia stata un espediente efficace per far penetrare questa battaglia, insomma, all'interno della collettività, delle persone, della gente? Dunque, io ho partecipato, naturalmente ho aderito, efficace sì, tra la gente, solo per quello che noi abbiamo potuto fare. La stampa e i media non ci hanno aiutato, quindi il messaggio non è arrivato a tutti, naturalmente, quindi forse dobbiamo inventarne altri più incisivi oltre a questi, oppure questi metodi aiutati da non so come, da qualche mezzo di comunicazione che ci aiuti, che ci sostenga in questi momenti di lotta non violenta. Quindi chi ha qualche idea si faccia avanti. Ricordiamo che è stata silenziata anche Radio Radicale, insomma, quindi insomma è stata una cosa abbastanza, per tutto il mondo radicale, abbastanza traumatizzante. Tu che cosa hai fatto nei periodi in cui Radio Radicale era silenziata? Scrivevo su Facebook che sono in silenzio stampa, pure io,
Niente, perché mi ero prefissata questa cosa, che il mio silenzio consisteva nel ripetere su Facebook il motivo dello sciopero e il motivo del silenzio, quindi in effetti ho fatto come Radio Radicale. Io sono molto, lo sapete, disciplinata, no? Mi si contesta questo, quindi... Sì, io sono inquadratissima. Ma anche a casa, in famiglia, ti sei silenziata? No, no, in famiglia no, perché le mie figlie non ne possono più di sta mamma militante, detto proprio in modo chiaro. Quindi no, un po' mi sfottono, quindi sono state un po' pure loro al gioco, ogni tanto mi chiedono informazioni. Mamma, ma in televisione l'hanno detto? No, poi ci restano pure male, poverine. Però si devono fare le ossa, come ce le siamo fatte noi, eh. È una vita dura. La prima comparsa in televisione della mamma saranno... No, già sul giornale, con certi diritti, sono rimaste proprio molto colpite, sì, però... Di che si tratta? Dunque, la nuova campagna iscrizioni per l'anno 2012 dell'Associazione Radicale Certi Diritti, che si preoccupa della difesa dei diritti della comunità LGBT, che sappiamo tutti che cos'è. Lesbiche, gay, transsex, tutto. E niente, quindi ho partecipato, mi sono molto divertita, la campagna pare sia andata bene, non so che numero di iscrizioni, dunque eravamo, la campagna si chiama Dai corpo ai tuoi diritti e tutti i testimonial, diciamo, avevano un cartello con su scritto Dai corpo ai tuoi diritti e si vedeva una parte del corpo che insomma sembrava fosse il corpo tutto scoperto. È stata anche oscurata da Facebook qualche immagine troppo spinta per il popolo, per la comunità Facebook, non per il resto del mondo. E quindi l'ho fatto molto volentieri, sono divertita, adesso è bellissimo trovare tutti i compagni che l'hanno fatto su Facebook con la foto profilo, tutti con lo stesso, infatti molto carino. Addirittura una compagna milanese che si è trasferita a Pittsburgh, negli Stati Uniti, e ha fatto una foto con un altro compagno radicale che guarda caso lavora pure a Pittsburgh con lei, hanno fatto la foto insieme, l'hanno spedita e adesso pure lei ce l'ha e l'ha messa su Facebook, come fatto, mi ha scritto per dirmi questa cosa, carinissima. Quindi in attesa di sapere qual è l'incremento delle iscrizioni a certi diritti dovuto al nudo di Marta Gemma, perché di questo parla, no, perché insomma, ci sono stati dei nudi carini, poi stranamente su Facebook hanno censurato sul nudo maschile. Sì, è vero. Quindi ci informeremo su questo incremento grazie a Marta Gemma, che ringraziamo per questa intervista tra il serio, no, tra il faceto e il faceto. Ok. E niente, ti diamo appuntamento sperando che abbia tu un ritaglio di tempo nella tua attività di dirigenza impegnatissima per vedere anche quello che fa Liberi.tv. Ecco, ti invitiamo quindi su Liberi.tv a vedere ciò di cui ci occupiamo. Grazie ancora. È un saluto. Tu però mi devi segnalare le cose più importanti che pensi che mi possano interessare, capito? Farò da segnalatore. Mettimelo in bacheca. Che quello è da vedere, è da non perdere. Dopo questo invito veramente imbarazzante, diciamo, ringraziamo Marta Gemma e alla prossima.